Ciao a tutti amici di Mountain Bike Radio, siamo di nuovo in collegamento con Luca Bosco che ci sta parlando in queste puntate di bikepacking, un nuovo modo, una nuova filosofia per affrontare i viaggi e viverli in una maniera diversa da quelli che siamo abituati a parlare durante le nostre puntate dedicate alla mountain bike. Innanzitutto, ciao Luca, come stai? Benvenuto su Mountain Bike Radio, ormai sono ospite fisso e sempre graditissimo. No, sto bene, tu come stai? E non mi posso lamentare, guarda, sono contento perché tutto sommato sto progettando abbastanza bene il futuro, ho voglia di fare anch'io bikepacking, mi hai fatto venire voglia. Dalla scorsa puntata in cui mi raccontavi un po', mi hai fatto vedere le tue bici, abbiamo parlato di tuoi progetti futuri, di alcuni viaggi passati, mi hai fatto veramente venire voglia di prendere una bella bici o da gravel o un frontino, anche una bella strada comoda e partire. Soprattutto mi hai messo in testa il viaggio della Via del Sale, quella lì deve essere bellissima. Quella la facciamo assieme. Luca, l'abbiamo promesso ai nostri ascoltatori nella scorsa puntata di dare qualche feedback sui tuoi viaggi passati. In particolare dal racconto di cui abbiamo parlato settimana scorsa, mi ha colpito la tua avventura alle Gran Canarie, nel senso. Le Gran Canarie le conosciamo un po' tutti, sono delle isolette che si trovano in Spagna, in mezzo al mare, di origine vulcanica, sono piccoline, hanno dei paesaggi fantastici, stupendi, un clima mite bene o male tutto l'anno. E come l'hai vissuta in bicicletta? Beh, allora diciamo che io ho visto solo due isole, Tenerife, che l'ho fatta on the road, però a piedi con l'autobus, eccetera, eccetera, e invece l'avventura l'ho fatta a Gran Canaria, proprio Gran Canaria, con l'amico Nicola Romanello. Che Quindi, salutiamo sempre. sì, quindi ci siamo. Io di solito viaggio sempre da solo, l'unico con cui riesco ad andare via in due perché viaggiare comunque, soprattutto in bicicletta, secondo me va fatto da soli, scusate. E con Nicola più o meno ci troviamo, abbiamo fatto diverse esperienze, dal punto di vista del bikepacking. Chiaramente poi ci si scontra su mi voglio fermare qua, io mi voglio fermare là, io sono stanco, però alla fine riusciamo a sopportarci per 4-5 giorni. Beh, Gran Canaria è stata una bella sorpresa. L'abbiamo girata bene, siamo arrivati, se non sbaglio, a Las Americas, e da lì abbiamo dormito i punti di appoggio comunque sono sempre ostelli, comunque sempre bed and breakfast, cose molto economiche, molto cheap. Da lì siamo arrivati con l'aereo, abbiamo lasciato le scatole, perché abbiamo portato le biciclette con le scatole in questo ostello, abbiamo prenotato l'ultimo giorno avremmo dormito lì, quindi alla fine del viaggio siamo tornati lì per prendere l'aereo il giorno dopo e quindi abbiamo lasciato le scatole e gli indumenti più ingombranti. Da lì siamo partiti e abbiamo incominciato a girare cercando di capire un attimo quali erano gli itinerari migliori, cosa volevamo vedere, dove volevamo fermarci e quindi siamo partiti per questa avventura. Ecco, avete cercato di girare attorno all'isola, quindi fare tra virgolette un giro dell'isola, oppure siete andati magari più a cercare delle salite piuttosto che delle discese? Qual era lo Ma spirito? allora, le salite e le discese a Gran Canaria sono abbastanza difficili perché abbiamo fatto delle salite che chiaramente sulla carta non riesci a capire bene, che erano veramente molto molto pendenti. E le discese non tanto difficili perché chiaramente insomma, essendo con delle biciclette da gravel, non siamo andati a cercare storie. E siamo stati sul picco della Nieves, che è il punto più alto dell'isola, che è a 1920 metri, se non sbaglio. Abbiamo trovato la neve, penso caso veramente incredibile. Che fortuna! Sì, fortuna non tanto, perché eravamo andati lì, mi sembra che fosse stato febbraio del 2018, se non sbaglio, febbraio-marzo. Siamo andati lì per trovare il caldo e tanto caldo non c'era. Hai trovato più freddo che nel tuo Friuli. No, non così, però mi ricordo che ha piovuto quasi tutti i giorni e alla fine dei conti questa è stata anche una fortuna perché adesso quelle latitudini lì avere il sole che picchia può essere un problema.
mentre noi ci abbiamo viaggiato relativamente bene. È chiaro, avevamo i pantaloncini corti e quando la temperatura è andata sui 4-5 gradi abbiamo cominciato a soffrire. Allora lì abbiamo magari ci siamo adattati i guanti, avevamo i guanti estivi, abbiamo preso i guanti da cucina per andare, perché comunque ti isolano, sono abbastanza leggeri e soprattutto non è che vai a buttare via soldi così, cerchi di arrangiarti. Alla fine ti salvano sempre le cose più banali. Io non ho borse particolarmente sofisticate, anche, anzi molto economiche. Una borsa della KTM, che magari non è quelle super waterproof. E le cose più semplici quali sono? Magari un sacco delle immondizie messo sulla borsa, quello veramente diventa impermeabile. Non sarà bello da vedere, però insomma è funzionale. Poi dipende dall'emergenza in cui ti trovi, capisci? Ed è stata una bella esperienza perché alla fine cerchi anche di risolvere i problemi. Questo, oltre al viaggio, è una bella cosa. È una bella cosa, ma partiamo anche qua. Mi hai fatto incuriosire perché l'altra volta abbiamo parlato di un viaggio d'estate, quindi abbiamo parlato del viaggio che hai fatto in Croazia, dove praticamente hai costeggiato tutto il lungomare, hai fatto i suoi 600 km, però era estate. Qua siamo a Non febbraio. era estate, era aprile, e ho scelto aprile perché d'estate, allora quello scoperto successivamente era una delle strade più pericolose del mondo, quella costiera lì, e Vuoi sin ricordare il nome? dall'inizio, Come si chiamava? beh, la costiera che va giù dalla Croazia, che va giù a Dubrovnik. Farla in aprile voleva dire andare a pedalare in un momento in cui non c'è tantissimo traffico, perché nella stagione balneare lì è il disastro, quindi ho scelto poi. Anche estate non è facile perché col caldo, pedalare col caldo, magari alle 2 di pomeriggio, non è per niente simpatico. E quindi si cerca sempre di trovare magari primavera inoltrata o il primo autunno per fare queste cose qua. Ok, e quindi, ma tu come tua abitudine, hai portato dietro la stessa attrezzatura sia per il viaggio in aprile in Croazia che per il viaggio a febbraio alle Gran Canarie, oppure hai portato qualcosa di un pochino più pesante alle Gran No, secondo Canarie? me è più o meno la stessa cosa. Sì. Più o meno le stesse cose, quindi acrilico c'avevi giustamente, cioè tutto Acrilico, fatelo materiale. vedere, lavabili facilmente, che si asciugano rapidamente, perché chiaramente se hai una maglietta che non si asciuga, se la maglietta non si asciuga è anche pesante, capisci? Poi Certo. viene fuori un casino, insomma fa muffa, non è il massimo. Devi avere robe molto easy. E poi chiaramente in viaggio non è che devi lavarti la roba ogni sera, magari il secondo giorno puzzi, però insomma non è che devi andare a un gran gala, Certo, devi anche se pedalare. sei in Spagna non è obbligatorio andare tutte le sere in discoteca. Esatto. Un'altra domanda, facendo un passettino ancora indietro, mi hai detto che chiaramente hai raggiunto le Gran Canarie in aereo. Sì. Hai avuto delle limitazioni sul peso, sul trasporto? Abbiamo avuto una brutta sorpresa perché avevamo fatto male i conti del bagaglio e per cui arrivati all'aeroporto ci hanno detto: no, voi con le biciclette dovete pagare un supplemento. Vabbè, oh, ci sta, abbiamo pagato quello che c'era da pagare, siamo partiti. Da lì è nato anche il ragionamento se ti conviene portare via la tua bicicletta per quello che costa il bagaglio o ti conviene noleggiarla là. Boh, io preferisco avere la mia bici perché comunque mi piace fare le cose con la bici che voglio io. Ma poi c'è anche un Però rapporto affettivo che anche solo. noleggiarla non è una brutta idea. Una brutta idea. Sì, probabilmente sotto un certo punto di vista, più legato al comfort e sotto certi punti di vista, probabilmente anche legato a un fattore economico, è senza dubbio meglio noleggiare una bicicletta sul posto. Però è vero anche che c'è quella vena romantica che alla fine a me piace girare con la mia bicicletta, cioè alla fine con la mia bicicletta ci condivido determinate avventure come se Esatto. fosse la mia amorosa, capì? Quindi Esatto. c'è quel rapporto affettivo insomma, non è sostituibile con una bicicletta noleggiata, però insomma dipende, ognuno giustamente ha al suo approccio a questi viaggi, al suo approccio con la bicicletta e quindi è così. Invece sul dormire alle Gran Canarie, anche quello lì è una cosa che mi affascina Ostelli, molto. Airbnb. Di tutto di più. Tra l'altro abbiamo fatto un'esperienza che non mi dimenticherò mai. Siamo andati a dormire
adesso non mi ricordo, mi sembra che eravamo al nord, e abbiamo prenotato su Airbnb in una casa di una ragazza che metteva in affitto le stanze. A un certo punto questa ci fa in inglese: non vi preoccupate perché verso mezzanotte viene la marea alta, e quindi sì, non vi preoccupate. E io ho detto: scusa, cioè, non avevo capito sta cosa qua, ho detto, boh, sarà una roba naiva. La casa non era in riva al mare, era sul mare, cioè la terrazza era sul mare. E quando le onde arrivavano, quando si è montata la marea, cioè la casa vibrava come se fosse un terremoto. Non mi dimenticherò mai queste botte. Io mi immagino te tutto devastato a fine giornata lì seduto tranquillo, senti peggio del terremoto, l'acqua che arriva dentro in casa e dici: ma cos'è che è successo qua dentro? Poi vogliamo dire, il viaggio in bicicletta non è che deve essere ortodosso, magari noi ci siamo fermati, mi ricordo, in montagna ad Artenara, era un posticino piccolissimo, cioè non c'era dove mangiare, allora vai a mangiare dove? Nel distributore di benzina, cioè cose molto che ti rimangono, sono le cose secondo me più belle, più semplici e più belle. E poi chiaro devi adattarti, ma magari puoi fermarti un giorno, se sei stanco, abbiamo fatto noi, ti prendi l'autobus, che magari non sei abituato a utilizzare, perché viviamo nei paesini, comunque sei abituato a usare la macchina, e vai a farti i giri con l'autobus, e vedi che anche con l'autobus ti diverti, insomma. Perché, cioè, te la gestisci, lì te la gestisci giorno per giorno, perché magari ti senti bene, ti senti male, succede qualcosa, devi riuscire anche a avere io dico il piano B, il piano C, il piano D, il piano E, e via di seguito. All'infinito. Ma, tra l'altro, in questo periodo, che è febbraio, alle Canarie, voi avevate previsto, vabbè, avete trovato la neve, ma normalmente comunque c'è un clima mite a febbraio, no? C'è un clima mite, vanno tutti a svernare là, quindi le temperature sono primaverili, sono delle belle temperature. E quindi anche a livello di strutture turistiche non è difficile trovare assolutamente, assolutamente. Trovi, non so se c'è anche Hostel World, però di solito andiamo su Booking, trovi tutto quello che vuoi, non hai problemi. E a parte questo piccolo inconveniente che ti è andata là, devi adattarti, cioè se tu pensi di andare a fare il giro, adesso non so se avete visto il video che ha fatto Giovanotti, vai a dormire dove vai a dormire. Beh, poi nel mio caso cerco sempre di risparmiare, quindi magari non mi interessa, ho il letto, magari la stanza è fatiscente, vabbè, pazienza, mi faccio una risata. Se uno invece vuole andare nell'albergo a 5 stelle, boh, lì è. Scusa, mi senti? Sì, andate via un secondo la connessione. Eravamo rimasti, noi e i nostri amici di MTB Radio, siamo rimasti all'hotel a 5 stelle. Sì. No, se vuoi andare a dormire nell'albergo 5 stelle magari hai dei problemi, perché magari lì, non so, trovi sempre le cose che sono di tuo gradimento, insomma, capisci? Capisco, capisco, capisco. Vabbè, però dai, è buona sapersi che comunque a febbraio tu vai e trovi comunque un'isola viva, ospitale, e comunque c'è un buon clima. È vero che ne ho sempre sentito parlare da tantissimi, ultimamente anche nel mondo della mountain bike, è sulla lingua un po' di tutti, le Canarie, così, mentre fin qualche anno fa sentivo tanto gli stradisti, cioè le persone amanti della bici da strada e del ciclismo più tradizionale, andare alle Canarie. Però negli ultimi anni effettivamente ho notato un aumento anche di bikers che vanno lì. Tra l'altro mi hanno detto anche che alla Palma, se non erro, stanno organizzando parecchie bike shuttle proprio legati all'enduro. Sì, lì non ho esperienza in mezzo. Ho visto qualcuno a Santa Cruz de Tenerife con le bici da enduro da downhill, però non, direttamente non l'ho mai provato. So che anche a Ovest c'è un posto molto bello, non mi viene il nome, però anche lì organizzano con l'enduro, le DH. Ah, buono! Li ho visti passare, però non so. Sono dei bei posti, ma soprattutto noi viviamo in Italia, e girando mi sono reso conto che è veramente il posto più bello del mondo. Il grande vantaggio che hanno loro è il clima, che se vogliamo fa la differenza.
Dobbiamo fare la differenza, è chiaro. Però beh, alla fine anche noi, secondo, adesso non lo so perché non so, purtroppo non sono mai stato, però io credo che se vai anche tipo in Sicilia, vuol dire che c'è tanta differenza secondo te fra la Sicilia, fra andare a fare un'avventura in backpack? L'altitudine, se la latitudine, se non mi sbaglio, quindi il discorso del nord-sud è diversa, perché sono molto più a sud. Diciamo che Tenerife è Europa, però è nel continente africano, certo, perché sei di fronte alle coste africane, quindi sì, è sempre difficile da individuare. Diciamo che a livello di Stato è Spagna, però a livello geografico sì, è Africa. Sì, come dire l'Isola della Réunion per quanto riguarda gli amanti delle mega avalanche, che si trova praticamente a fianco al Madagascar, se in Europa. Io sono andato giù senza passaporto, anche se sono a 13.000 km dall'Europa, però sei in Africa perché 40 gradi a novembre c'erano. Vabbè, piccola parentesi. Io adesso mi ha colpito, nel senso, mi sto immaginando la tua sensazione seduto in questa casetta dove ti sei messo a dormire, l'albergo, la casetta che trema per l'alta marea, le onde, ma volevo chiederti se avevi anche qualche ricordo simpatico, divertente, qualcosa che è accaduto di veramente divertente, anche in bicicletta. Proprio mentre stavi pedalando, se è successo qualcosa di particolare che ti ricordi? Beh, mi ricordo quando siamo andati sul picco della Sneves, che io non cercavo, io sono uno che frena, sai che non sono velocissimo, e invece non frenavo perché ogni 100 metri di dislivello che facevamo magari saliva un grado. E quindi io stavo morendo dal freddo e non vedevo l'ora di arrivare sotto, e sentivo che si alzava la temperatura man mano che scendevamo. Una cosa strana, però queste cose, ma poi tantissime altre. Diciamo che in bici hai ogni ora una sorpresa, perché trovi una stradina, perché vedi qualcosa che non hai visto, perché ti capisce il colore, è tutta una sorpresa. Domanda che non c'entra nulla invece con la bicicletta, ma che mi interessa, perché io, seppur sai che a livello di gusti di cibo sono, ho un po' delle mie idee particolari, però sono comunque una buona forchetta. Qual è stato il piatto che più ti ha colpito di quell'isola, se ne hai uno? Guarda, io sono fish and chips, McDonald's e queste cose qua. Cioè, e l'hai trovato in cima al vulcano, il McDonald's? No, non c'è il vulcano a Gran Canaria, il vulcano è a Tenerife. Ah, il vulcano a Tenerife, vero. Sì, no, ma trovi tutto, poi pesce, vai nelle osterie, insomma, di fame non muori, di fame non muori. Poi hanno qualche piatto tipico da biker? Fondamentalmente il pesce, molte cose con le patate, cose semplici, insomma, da isola. Poi dipende, sicuramente c'è anche le cose più raffinate, però a me onestamente quando vado in giro mi basta mangiare quello che mi piace, quello che mi va, non è che sono una forchetta tanto raffinata, oppure essendo astemio, per me quando mi bevo una bella Coca-Cola ghiacciata sono re del mondo, hai capito? Magari mi mangio una pizza al trancio, perché mi piace così. Non è che devo essere servito riverito. Tra l'altro, Luca, se posso permettermi, volevo solo sottolineare ai nostri ascoltatori che tu sei proprio un fan sfegatato della Coca-Cola. Coca-Cola zero sempre, non manca mai. Però l'ultima volta che ci siamo visti mi avevi detto che volevi cercare di diminuire la dose di Coca-Cola. Sì, ma sai cos'è il problema? Adesso non bevo più Coca-Cola perché chiaramente ne bevo poca e comunque zero. Però oh, è l'unico vizio che ho, non fumo, non bevo, non mi drogo, insomma, almeno la Coca-Cola la capita, cioè, se no diventa un trauma. Poi la Coca-Cola quando vai in bici ti aiuta un sacco, quando sei stanco bevi carboidrati, zuccheri così, e poi cioè, la caffeina ti dà una bella botta, anche, anche bibite energetiche, insomma, quello che c'è. Luca, torniamo un secondo al tracciato, al tracciato del bike, del tracciato che hai percorso proprio durante questa tua esperienza alle Gran Canarie. Nel senso, tu quanti giorni hai occupato per girare? Pare che abbiamo girato per 5-6 giorni. 5-6 giorni, all'incirca avrei fatto quanti? 100 km anche di tutti i giorni, un po' di più, no, un po' di anche meno? Di più, anche di più. Anche di più. Sì. Ah, quindi è bella grossina come isola comunque, cioè non è proprio piccolina.
Beh, non è, poi dipende, perché chiaramente, sai, abbiamo fatto anche abbastanza fuori strada, o comunque stradine. Ecco, io le cose che evitiamo di solito, che evito sono le strade statali, cerco sempre di trovare strade alternative, stradine poco frequentate, per vedere le cose che magari il turista normale, il turismo di massa non vede, poi sono le cose... come dico io, autentiche, le cose reali, la vera vita di quel paese. Allora, magari io un po' di spagnolo lo parlo, mi piace. Luca, sei scappato, appena ripartiamo da spagnolo. Sì, ecco, era sparita la linea. Ed eccoci, abbiamo detto che un pochino di spagnolo lo parli. Sì. Sì, sì, ecco, e quindi mi piace spolverare, parlare con le persone del luogo, sì, insomma, vivere la vita. Mi taglio i capelli dal parrucchiere locale. Anch'io lo faccio sempre quando vado all'estero. Sì, sì, assolutamente. Beh, a Santo Domingo, cioè, è d'obbligo perché sono bravissimi e comunque tagliarti i capelli costa 3-4 euro, sembra una cosa, e sono bravissimi, una roba incredibile. Dipende, devi stare un po', secondo me, quando vai in un paese devi cercare di stare con le persone del paese, perché se vai in un villaggio turistico per me non hai capito niente. Cioè, che tu vada a Lignano Sabbiadoro, che tu vada a Baia Ibe in Repubblica Dominicana, boh, cambia sicuramente l'acqua, cambia la spiaggia, però non vivi la vera vita. Allora a questo punto è meglio, soprattutto in questo momento, portare l'economia alle nostre aziende che stanno soffrendo. Sì, discorso chiarissimo. Invece, tornando alla tecnica, quindi a livello di strade, come le trovate le strade Ma del strade, canale? chiaramente Europa, secondo me, strade buone come da noi. Cioè, abbiamo fatto delle strade bianche in riva al mare, bellissime. Forse ti ho mandato anche qualche foto. Sì. Sicuramente indimenticabile. È una cosa diversa, però le strade, la qualità è buona. Ma avete percorso per lo più asfalto o fuoristrada? Più Ritengo più asfalto. Più asfalto. asfalto. Più asfalto. E come paesaggi ti ha colpito qualcosa in particolare? A livello di Oh, a un certo paesaggi? punto, beh, lì, è tutto abbastanza secco, comunque abbastanza secco, roccioso, però siamo arrivati anche ci sono le dune, se non sbaglio, alla Americas, le dune di sabbia, è una specie di mini deserto di 3 chilometri quadrati, e vedere il tramonto sulle dune è stato molto molto bello. Tu questi, una cosa che un'altra volta nella scorsa puntata non ti ho chiesto, però in realtà ero incuriosito. Vedo che tanti ragazzi a cui piace fare questo genere di avventura, vivere questo genere di viaggio, piace proprio creare anche dei vlog, dei video, così, dei blog oltretutto. Tu hai mai fatto dei blog o dei video dei tuoi viaggi? No, ho fatto solo tante foto, le ho condivise su Facebook. Perché non faccio questa cosa qua? Innanzitutto perché c'è gente che lo fa, che è molto più brava e fa viaggi molto più corposi dei miei. E poi perché comunque già farsi le foto, comunque a me piace farle, piace molto farle, comunque devi fermarti, devi fare del tempo. Se vuoi fare le cose, devi farle fatte bene, non vorrei diventare schiavo di questa cosa, visto che non è il mio lavoro. Non vorrei magari sentirmi in obbligo di fermarmi, di fare queste cose. Dipende poi dall'ispirazione. Mi piacerebbe scrivere un libro in base sulle mie esperienze, ma non ma il discorso dei video, dei blog, no, onestamente. No, però beh, diciamo che se qualche, nel Anche senso perché della se community, vogliamo, quindi... la comunicazione è cambiata e una foto comunica molto più di un testo, anche perché vedi che i ragazzi non hanno, le persone non hanno più voglia, più tempo di leggere, un video deve durare 30 secondi, a meno che tu non sia giovanotti, allora poi è un'altra attenzione, ma la comunicazione è cambiata tanto. Una bella foto per me rende molto più di 1.000 parole. Però, visto che anche lo scopo un po' del nostro programma, lo scopo del nostro impegno nel creare contenuti, anche quello proprio di creare una community, scambiare informazioni fra persone,
che hanno una passione comune, come in questo caso ci stiamo rivolgendo alle persone che hanno in comune la passione per il backpacking, oppure anche alle persone che non l'hanno mai fatto, ma hanno la voglia e il desiderio di avvicinarsi verso questo mondo. Posso lasciare il tuo contatto Facebook? Sì, sì, Luca Bosco mi trovano. Luca Bosco. Sì, ma il discorso è che il bello di questo tipo di viaggio è anche la sorpresa. Ora io cerco di documentarmi un minimo, però voglio dire, anche devi lasciare un po' al caso e poi non potrai mai sapere tutto, perché comunque quando tu leggi che in quel paese lì c'è questa cosa qua, c'è questa strada, si gira a destra, cioè tu lo leggi ma non capisci, a meno che non vai su Google Maps e incominci, però diventa un po' un lavoro. Quando ti trovi lì capisci cosa vuoi fare. Io le più grandi informazioni le ho trovate negli ostelli, in cui magari trovi quelle persone e ti dicono: guarda, non andare in quel posto lì perché non è bello, non merita, piuttosto vai in un altro posto che, di cui tu non hai mai sentito parlare. È come se magari ci sono dei posti da te che sono super pubblicizzati, non valgono la pena, e magari un posto che conosce solo il local dove andare a fare il bagno, che è, cioè, è bellissimo, capisci? Per cui un po' ti informi, un po', poi magari sai come ti dice, tu trovi degli spunti dentro i tuoi amici, ma io faccio sempre il viaggio da solo per un motivo, perché sei solo, ti arrangi e hai i tuoi limiti, i tuoi ritmi, i tuoi desideri, vuoi fermarti, non vuoi fermarti. Quando sei in tanti, sei in più di una persona, ma... Ragazzi, abbiamo qualche piccolo problema di connessione con Luca, adesso appena si ricollega. Ti abbiamo perso un secondo, ho detto ai ragazzi che abbiamo qualche piccolo problema di connessione, dicevi che a te piace viaggiare da solo, scusami. Mi piace viaggiare da solo perché comunque sono indipendente, perché sono libero. E così anche, sai, è utile condividere delle informazioni, ma ognuno ha il suo metro di valutazione. Per cui quello che per me è facilissimo è difficile. Magari tu mi dici vai a fare quel sentiero che è una cazzata e io mi trovo in serie difficoltà. Non tutti abbiamo il nostro metodo, bisognerebbe conoscerci. Poi dire di massima le informazioni vanno benissimo e ti fai un'idea. Però poi non è detto che sia sempre rispettata, capisci? Che non è sempre veritiera, e soprattutto magari è anche veritiera ma è molto soggettiva come cosa. Esatto, esatto. Molto soggettiva. Molto molto soggettiva. Luca, cavolo, abbiamo raggiunto, quando parliamo di bikepacking vola il tempo, anche adesso abbiamo raggiunto mezz'oretta a nostra disposizione in questa nuova rubrica. Io davvero ti ringrazio per queste informazioni sul tuo viaggio alla Gran Canaria. Di cosa ci parlerai la prossima volta? Hai già in mente di che viaggio ti piacerebbe parlare? Ma a me piacerebbe un po' parlare di quelle che sono le mie riflessioni sul discorso del viaggio, di cosa si impara, degli spunti che ti possono dare. E poi dai, improvvisiamo, a me non piace programmare più di tanto. Va benissimo, allora nella prossima puntata, tra l'altro invito anche i ragazzi da casa, qualora abbiate qualche domanda da fare a Luca sulle sue riflessioni, insomma qualsiasi domanda, noi siamo sempre qua, non scappiamo, quindi vi ribadisco i nostri social, MTB Radio, su Facebook e Instagram, mandateci un direct, comunque un messaggio su Messenger, oppure una bella mail a info@mtbradio.it, oppure scrivete anche a me direttamente, Stefano Poletti, #MyGrushtik, sia su Facebook che su Instagram, e poi insomma leggeremo molto volentieri i vostri messaggi, poi io e il buon Luca nella prossima puntata ci impegneremo a rispondervi al meglio delle nostre possibilità, insomma. Ciao ragazzi! Luca, io ti ringrazio ancora di essere stato qui in nostra compagnia, ringrazio tutti gli ascoltatori come al solito di essere qua sempre in nostra compagnia, tenerci, insomma, darci sempre l'energia e la carica di andare avanti. Con questo vi auguro una buona serata, di nuovo grazie Luca e ciao a tutti alla prossima puntata. Ciao ragazzi! Ciao a tutti!